bassisti che mi hanno influenzato sono stati moltissimi, anche perché non ho mai avuto il mio bassiero di riferimento. Direi da Billy Shea, John Mayang, ma allo stesso tempo Larry Graham, Bootsy Collins per me sono stati fondamentali, così come Michael League adesso, il bassista degli Snarky Puppy. Ma per assurdo, con l'avvento di internet, anche la visione di magari qualche video eccetera, se vedevo qualcuno che aveva qualcosa di particolare, aveva una voce particolare che non era nel mio vocabolario, cercavo di vedere proprio qual era il suo tipo di pronuncia. La mia band principale al momento sono gli Atrossi, che è un gruppo di metal demenziale dove si esplorano un po' i cliché della musica metal, ovviamente rendendoli tra virgolette ridicoli, ma noi ci prendiamo molto sul serio, nel senso che lo dobbiamo fare sempre con una credibilità e una cognizione di causa. In questo ciclo di lezioni presento un po' quelli che sono alcuni pilastri dei cliché metal, partendo un po' dagli anni 80 fino ai giorni nostri, insomma. Quindi dalle cose un po' più classiche, proprio heavy metal, quindi Manowar, Iron Maiden, fino a un po' tutto il nuovo filone del djent, del metalcore un po' più moderno. Lo strumento legato al genere musicale, almeno per quanto mi riguarda, ha sempre subito un po' di fascino, nel senso che uno strumento magari semiacustico con le corde lisce ti porta in qualche modo a suonare in maniera diversa e quindi a trovare il tuo stile approcciato ad uno strumento diverso. Questo basso è stato molto divertente, nel senso che da quando mi è arrivato l'ho messo in rastrelliera e mi sono accorto che quando mi sedevo in studio era uno dei primi che prendevo sempre in mano, perché c'ha un carattere diverso agli altri bassi che avevo, vuoi che appunto un po' con la configurazione dei pickup PJ che mi mancava, vuoi che proprio c'è un anima abbastanza definita, c'è un suo carattere che è appunto tendente al rock e all'hard rock, ma comunque, visto la sua elettronica attiva, permette anche diverse sfumature, c'è un bel ringhio e quindi alla fine mi sono divertito molto. Ringrazio tutti voi che seguite Accordo e mi piacerebbe ci rivedessimo presto, magari ad approfondire anche un po' di tematiche gear e di strumentazione che a me sono sempre molto care, e ci vediamo al Music Show all'SHG di Milano.